cui giace l'Aretin poeta tosco, che d'ognuno disse mal fuorché di Cristo, scusandosi col dir non lo conosco. Oggi Artelet Filoarchio vi propone tutta una serie di volumi incentrati proprio sulla figura del noto flagello dei principi, così era solito ricordare il grande Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso. Stiamo parlando infatti di Pietro Aretino. Pietro Aretino è un personaggio davvero particolare e soprattutto interessante per chi studia la letteratura italiana e con essa anche dei, diciamo, collegamenti proprio con l'arte, con la storia appunto che lui ha vissuto. Lui ha conosciuto tanti artisti, tanti personaggi importanti del suo tempo, in particolare anche grandi papi, e oggi sono qui proprio per ricordarvi questo volume, frutto anche questo di un convegno che si è svolto alla Fondazione Giorgio Cini nel 2018 e che poi gli atti sono stati pubblicati l'anno successivo per la Marsilio Editore. Pietro Pictore Aretino, una parola complice per l'arte del Rinascimento. Allora, questo volume, quindi il convegno, è stato curato da Anna Bisceglia, Matteo Ceriana, spero di averlo detto bene, e Paolo Procaccioli. E che dire, amici, cioè questo è un lavoro veramente, un compendio appunto non solo sulla letteratura ma sull'arte, sulla storia. Aretino, non solo letterato, conosciuto appunto per i suoi sonetti lussuriosissimi e chiaramente tutto anche una serie di testi che lo ricordano soprattutto, ecco, per questo suo modo un po' stravagante anche, ma ecco, viene ricordato appunto per questa amicizia, per questo legame che aveva con i tanti pittori illustri, celebri, famosi, tanto per citarne uno, Tiziano, che lo ritrae appunto nel suo celebre autoritratto a Pietro Aretino. Quindi il flagello dei principi in questo convegno è stato appunto descritto proprio come uno scrittore, un poeta, un artista del proprio tempo. Pietro Aretino visse tra il XV e il XVI secolo, quindi insomma siamo nel vivo del Rinascimento, tenendo conto anche di tutte le sue vicende che lo hanno portato poi a Venezia e da lì insomma poi ha sviluppato anche tutta un'altra mentalità rispetto a quello che ha vissuto a Roma e anche nella sua Toscana, infatti era Aretino proprio per questo. E quindi Artelet Filoarchio vi vuole appunto consigliare tutta una serie di volumi che potrete trovare su Pietro Aretino. Io vi ho citato questo perché è uno dei più recenti, ma anche queste edizioni della Salerno Editrice, che sono appunto dei volumi che fanno parte di un progetto denominato appunto Opere Nazionali di Pietro Aretino, dove troverete appunto tutti i suoi componimenti teatrali, le lettere, appunto il ragionamento delle corti, insomma tutti i testi, le edizioni critiche, testi, lettere, epistolari, quindi che riguardano appunto quest'autore particolarmente enigmatico e affascinante della nostra letteratura italiana. Quindi io vi ricordo appunto questo volume, Pietro Pictore Aretino, che è un bel volume, veramente merita di essere visto, studiato, analizzato, e chissà, ecco, speriamo che magari uscirà anche l'anno di Pietro Aretino, perché comunque è un personaggio davvero molto interessante, quindi magari sviluppare ulteriormente la sua figura sarebbe bello. Tra l'altro, a seguito di questo volume è stata anche fatta una mostra alla Galleria degli Uffizi, quindi insomma è veramente un personaggio singolare, merita davvero tutto il nostro rispetto e merita anche degli studi successivi, insomma futuri. Quindi ecco, trovate come sempre sotto al video il link se vorrete appunto acquistare
il volume o comunque anche consultare le opere nazionali appunto di Pietro Aretino per la Salerno editrice. E quindi io come sempre ragazzi vi ringrazio di aver visto il mio video e ci vediamo presto con altri approfondimenti, recensioni e quant'altro targato sempre Artelet Filoarchio.